5, 4, 3, 2, 1. Auguri in piazza! 20 settembre, Fano! Auguri! In piazza a Fano, con la neve artificiale, musica, fontane di luce e risate con i comici del San Costanzo Show. Ma chi sperava in un capodanno senza botti o petardi si è dovuto ricredere. Infatti, al posto di una festa poco rumorosa e rispettosa degli animali, l'ordinanza comunale non è stata rispettata. Così come è stato inascoltato l'appello ad osservare il divieto avanzato dalla Proloco di Fano, che ha organizzato l'evento in piazza. Tant'è che, come mostra questo video inviato da un nostro telespettatore, poco dopo la mezzanotte sono stati sparati fuochi d'artificio. Stessa situazione anche in altri quartieri della città, come a Gimarra, a Lido, a Bellocchi o a Fenile, e le polemiche sui social non sono mancate. Grande festa anche a Pesaro, che però ha intrattenuto la folla fino a tardanotte, nonostante il freddo. C'è chi si è presentato in mutande e chi ha creato tensioni, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Protagonisti due quarantenni con il lancio di petardi, e uno di loro, che non voleva esibire i documenti per il riconoscimento, è stato portato in questura. Non sono mancati nemmeno gli atti vandalici e gli eccessi con l'alcol. Quattro minorenni sono finiti al Santa Croce di Fano e, dopo la segnalazione alla polizia, gli agenti stanno indagando su chi abbia somministrato ai ragazzi le bevande alcoliche. Se invece a Urbino e Senigallia non si sono registrati casi particolari, è andata peggio a Pergola, dove un cinquantenne si è ferito a una mano per lo scoppio di un petardo. L'uomo ha riportato delle lesioni con una prognosi di 20 giorni.